Moria e Karatepe sono i due centri di accoglienza per i migranti a Lesbo. Il campo di Moria è diviso in due. Questa parte è riservata ai migranti non siriani. I migranti attendono il proprio turno, numero in mano, per essere registrati. Una volta registrati, hanno un periodo di tempo per lasciare l'isola, durante il quale non possono essere arrestati per clandestinità. La permanenza nel campo varia in attesa della registrazione. Le organizzazioni umanitarie cercano di aiutarli in tutti i modi. Abbiamo anche un programma di ricongiungimento familiare attraverso il quale cerchiamo i membri di una stessa famiglia che si sono persi lungo il cammino o per un naufragio. Il campo è gestito dal Ministero dell'Interno. L'aiuto dei volontari è prezioso per distribuire i generi di prima necessità. Centinaia di afghani e iracheni fanno la fila per ricevere ancora troppo poco. Le porzioni che sono distribuite sono minime, ma visto quanto hanno passato, possono essere vitali. A qualche chilometro dal vecchio porto di Mitilene troviamo Karatepe, altro campo profughi riservato esclusivamente ai siriani. Qui i tempi sono più veloci per tutto e per tutti. Oggi sono loro che hanno bisogno di noi, domani potremmo essere noi. Ma non diciamo chiaramente questo, diciamo che abbiamo ospiti che sono in viaggio e di cui dobbiamo occuparci. Il campo è gestito dal comune di Mitilene, può accogliere 2.000 persone, oggi ospita appena 500 profughi.